ملعلة على العالم من على العالم هاي العالم. Io sono devastato. Sei distrutto. Sono arrivato Paolo da arriva dalla Sicilia. Sono arrivato da Catania, sono spaccato. Poi noi abbiamo un aeroporto a Linate che è qua dietro. Sono atterrato a Malpensa. Sì, sei agile? Hai detto che è un pugile. Sì. Ah, sei un pugile, non ho capito. Minchia paura. Panico, 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 paura. Oh, come? Paura. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Senti, informazione, hai gli scherzi di carnevale? Tipo le fialette, le micette, quelle robe là che c'erano una volta. Perché devo fare una festa. Guarda, ne abbiamo un po' di cose, però dovresti guardare il nostro catalogo online. Ci abbiamo tutto lì online. Scusa, tu non lo sai cosa c'hai nell'online? Ho capito, devo andare su... più di 1000 articoli. No, allora le chiedo io... Wow. Sì. Che cazzo. Dicevo, le fialette puzzolenti ce l'ha, signora? No, quelle no. Le polverine che grattano? Manco quelle, no. E lo sputaocchio? Che è un gancio di ferro che serve per togliere l'occhio. Secco, cioè, no, non ce l'abbiamo. Sono quasi tutte le cose, sì, però più da clown. Sì. Chiedi se c'è il cucchiaio incandescente per timbrare la faccia. Il cucchiaio incandescente, quello per timbrare la faccia, che sta andando manco si quello, con che si scalda con l'accendino. Non ce l'ha sì, quello. Però non ce l'abbiamo. No. La corda per tagliare in mezzo alle dita? La corda per tagliare in mezzo alle dita? No, abbiamo la ghigliottina per le dita. Ah, ok, la ghigliottina, fantastico. Ma recide in un colpo solo? Ma chiude, taglia proprio secco e cioè tipo giocattolo? Tipo quelle per i siga? No, certo non taglia perché è una gestoria di magia, non è tagliente. E allora che cazzo serve, non ho capito. Cioè se devo comprare una cosa che deve mozzare le dita o impiccare le deve far morire. Non capisco questa scelta... ingiustificabile di questo gioco così in perpetuo per l'esistenza di ma che cazzo sto parlando? Sì, ho capito, sì, dai, adesso mi dirai che hai da fare, che c'hai i cazzi tuoi, dai. Oh! Che magari mi incazzo poi dopo. Ma guarda, sta gente non sa trattare. Ma pensate, Tamarri. Sono Massimi di Quarto. Ci avete gli scherzi di carnevale? No. Minchia, come hai sofferto nel dirmelo. Questo che senti, stai pugnalando un fianco. Madonna mia. Ah, hai scaldato un cacciavite e te lo sei piantato lentamente nel rene destro mentre lo stavi dicendo. No, mi dispiace. Lo so, ti vedo affranto perché ti sei persa una vendita. Già che arrivi a fine mese con un buono pasto. Vabbè, ma cos'è che vendi, giusto per curiosità, perché mi sei simpatico? Ah, è un po' di tutto, però carnevale adesso è qualcosa è l'abbiamo venduto. E meno male per te. Ti serviva di preciso? Piatti di pasta. No, ma io stavo cercando, perché quando ero piccolo voglio addestrare bene i ragazzini del quartiere, no? Io voglio regalare le polverine che fanno grattare, le cicche all'aglio, quelle che ma fanno... Ma una volta andavano a pulire, adesso è finito sia è un po' finita, il carnevale come festa. È finita. Tutto quel discorso degli scherzi. Ah, alcuni l'hanno evitati, non sono più in commercio, capito? Ah, infatti la polverina, che cazzo c'era dentro? È vero che era lana di roccia? Ah, non lo so, sinceramente non ho idea. Non sai un cazzo, anche se devastato dalla vita. Vabbè, dai, se passo da quelle parti ti lancio un deca nel negozio, va bene, dai, mi sei sentato. Ok, però guarda, lo sai che paradossalmente ancora un po' ce l'ho di quella polverina? No, veramente? Ce l'hai ancora? Ma ce l'hai in negozio? Sì, ma prima non potevo tanto risponderti perché stavo in cassa, adesso mi sono liberato un attimo, sono andato a vedere e la polverina ce l'ho. Cazzo, mi fai una cortesia? Leggi dietro il pacchetto cosa c'è dentro? Aspetta, perché qui l'esterno c'è scritto niente, è tutto scritto in c'è scritto soltanto in tutte le lingue tranne che italiano, però c'è scritto soltanto polvere per
e sconzarra, non lo so, insomma, ah sì, polvere da grattare, ecco, c'è scritto solo questo. Chissà che cazzo c'è dentro che te la respiri, poi ti fai gli anni a fare la c***o, cazzo. È pesante quella merda lì, oh. mi sa che continua. Facciamo così, sta buttata qui che non si vende più. Che cazzo, cioè, meglio la polvere che fa grattare dentro le narici, quella che vendo io. Facciamo così, quando vengo facciamo uno scambio di polvere, tu mi dai la tua polvere, io ti do la mia, però la mia la devi polverizzare tu. La tua costa. Ma te la offro. La mia viene 50 centesimi. Ma vai, io ti do una crocca che sembra l'occhio di un bambino, te lo spacchi nella narice, poi ci festeggiamo, ci lanciamo addosso quella per grattare, facciamo una festa al negozio. Tutti spaccati. Vabbè, vengo a trovarti che mi sei simpatico, ci facciamo un desto, magari poi andiamo a puttane. Va bene. Ciao, okay, bello. Mi hai rallegrato la giornata. Ciao, buona giornata. Ciao Bifolcone. Ciao. Ho detto ciao io. No. Cazzo, ti sei perso una vendita, no? Bellissimo. A posto. Ciao ragazzi, chiudiamo con grande magia al mio 3. Cotillons. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Stop. 2. Che cazzo c'è da guardare? Grazie per la regia. Prego. Salve. Che cazzo c'è?